Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi siamo qui per fare un video sui capelli. Vi svelerò qualche trucchettino che ho scoperto col passare degli anni. Per chi non lo sapesse, io sono molto mossa, ho i capelli boccolosi, mossi, un po' molto crespi. Vi lascio una foto qua da qualche parte. E oggi appunto vi dirò quello che ho fatto io per domare un po' il mio crespo, il mio capello un po' matto, pazzo, psicopatico. Prima di lasciarvi al video, vi ricordo come sempre di iscrivervi se non siete ancora iscritti, di lasciarmi un pollice in su per supportare il mio video. Se vedete una codina che ogni tanto spunta, è Ginevra che appunto è qui con me, come sempre lo sapete ormai, e non sta ferma un attimo. Allora, i miei capelli sono sempre stati maltrattati da me, sempre, lo sapete, quando ho fatto la storia dei miei capelli ve l'ho detto, li ho sempre, sempre, sempre maltrattati, perché li piastravo, non mi piaceva il mio mosso, li volevo sempre in ordine e non li ho mai ottenuti. Io non ho mai avuto i capelli così lisci nella mia vita, neanche se li piastravo ogni giorno, è stato un periodo che li piastravo veramente ogni giorno, non li ho mai avuti così lisci, così, come posso dire, così non crespi, così belli. Cosa succede? Le ho provate tutte, veramente tutte. Una delle cose che più mi ha aiutato è utilizzare la maschera, quella dell'Omnia Laboratories, alla aloe vera. Penso che quella sia la maschera migliore se avete i capelli crespi da utilizzare, ma migliore, veramente. Non ho mai trovato qualcosa che mi disciplinasse, per quanto potesse fare, i capelli come quello. Fatto sta che io da 4 anni a questa parte, 4-5 anni, ho sempre solo utilizzato prodotti perlomeno senza parabeni sui capelli, senza siliconi, quando potevo naturali, quando non potevo comunque compravo dei prodotti che sapevo benissimo che non mi avrebbero ucciso il capello, ancora peggio, ucciso in modo di dire, perché il capello è morto uscendo dalla testa, lo sappiamo. Comunque sia, cosa è successo? La cosa che mi ha aiutato di più finalmente quest'anno è stata fare il trattamento alla cheratina, e questo video sarà incentrato principalmente su quello, perché è stata veramente non lo so, una manna dal cielo, credetemi. Allora, io ho fatto il trattamento alla cheratina a luglio, io sono andata al mare a giugno, ho aspettato perché avevo paura comunque di fare qualcosa prima dei danni. Comunque i miei capelli erano rovinati, li avevo biondi, vi lascio una foto qui, però non ero ancora andata al mare, quindi la botta di rovinatura non c'era ancora stata, quindi ho aspettato di fare appunto giugno al mare. Sono tornata e ho fatto la cheratina, sempre da Cristina Tomatis, hairstylist, che potete cercarla benissimo su Instagram, vi lascio il suo Instagram qui sotto, direttamente il link, e ho fatto appunto questo trattamento alla cheratina. In cosa consiste? Lei mi ha lavato i capelli, appunto con la roba apposta, ho messo una crema lisciante sui capelli, che era appunto la crema alla cheratina, e dopo mezz'ora ha iniziato a passare ogni ciocca 7 volte. Quindi la ciocca con la crema l'ha passata 7 volte ogni ciocca. Dopodiché mi ha sciacquato i capelli, e sono sciacquato senza rilavare, e io per 3 giorni non ho potuto lavarmi i capelli. Questo perché la cheratina doveva attaccarsi bene appunto al capello. Cosa succede poi? Dopo 3 giorni li ho lavati, ho fatto il primo shampoo da sola e ho utilizzato i prodotti che mi ha dato lei. Mi ha dato dei prodotti che ovviamente trovate, che vi darà lei, che sono maschera, shampoo, balsamo, cioè maschera e shampoo, e anche uno spray protettivo, che sono con all'interno della cheratina, perché vi deve continuare a avere comunque un trattamento rinforzante. E l'unica cosa negativa che ho trovato è che i miei capelli si sporcavano moltissimo. I miei capelli non si sono mai sporcati tanto, perché io ho un capello secco, e con la cheratina erano talmente nutriti che si sporcavano molto facilmente. Comunque sia, così i miei capelli sono asciugati e avrò passato forse velocemente la piastra, soprattutto sul davanti, per appunto le punte. Ma i miei capelli sono liscissimi con la cheratina, spaghetti, perfetti, stupendi, molto molto più nutriti, non crespi. Anche ci sono moltissime volte che ho fatto anche dei video dove io i miei capelli li lascio completamente asciugare al naturale e sono lisci. L'unica cosa, questo trattamento può variare la sua durata, dipende dal
della vostra crescita del capello, perché io ho i capelli che crescono molto molto velocemente e devo dire che alcuni baby hair, tipo qua, tipo qui sopra, cercano di tornare al mosso, perché ovviamente il capello cresce, voi avete il trattamento comunque sulle lunghezze, non è che ce l'avete dentro la testa, quindi quando esce il capello ritorna come vostro, no? Perciò ovviamente è consigliabile rifarla dopo almeno dopo 4, 5, 6 mesi, dipende tutto da voi. Io non so se la rifarò. Mi sono trovata molto bene, avendo avuto i capelli molto corti mi ha salvato la vita, perché con i capelli molto corti dovevo sempre averli in ordine perché sennò non mi piacevano e dovevo sempre tenerli perfetti e mi ha risparmiato un sacco di tempo, un sacco di noia, un sacco di nervosismo. È stata un'esperienza fantastica. Io non ho mai avuto i capelli così lisci. Se cercate un parrucchiere, siete nelle zone di Moncalieri, Torino o comunque nei dintorni, io vi consiglio lei assolutamente. Questo trattamento è stato veramente fantastico per me, meraviglioso e lo consiglio veramente a tutti. Io non so se lo rifarò perché non so se quando mi andrà via il trattamento i miei capelli saranno abbastanza lunghi da piacermi mossi, perché il mio capello mosso mi piace, ma lungo, corto. No, per niente, sembro un casco di banane. Quindi niente, principalmente questo era quello che dovevo dirvi. Vi posso dare un consiglio perché una volta che voi terminate i prodotti, quelli che vi darà lei, aspettate, magari ho ancora qualcosa. Io ho ancora una maschera delle sue ed era questa qui, appunto con dentro la cheratina e la cosa importante del fatto che voi non usiate nulla che non sia deciso dalla parrucchiera che vi fa la stiratura è perché c'è un componente dentro gli shampoo che è il sodium qualcosa, ora io non sono del mestiere quindi non lo so, che fa appunto tornare crespi i capelli, li increspa, toglie l'effetto fantastico della cheratina, perciò loro vi daranno dei prodotti, lei se andate da Cristina o comunque qualunque parrucchiere dove andrete, vi darà dei prodotti, non pensate che sia una cavolata, prendeteli perché l'unico shampoo che io ho trovato all'infuori di quelli che mi ha dato lei, che mi hanno andavano bene per appunto il trattamento della cheratina, erano soltanto quei due che vi ho fatto vedere. L'altra volta, nei preferiti del mese, mi sembra, dell'altro video, quello lì alla lavanda della L'Oreal Botanicals. Quelli sono gli unici due, no, nessun altro shampoo, nessun altro gusto di quegli shampoo, se possiamo chiamarlo gusto, comunque non gusto, ma nessun'altra variante di quegli shampoo, né quello al cardamomo, nessuno, solo quelli alla lavanda. Perciò non pensate sia una passeggiata, non è che voi vi fate la creatina, poi potete fare quello che volete, assolutamente, ci sono delle regole, ogni posto dove andate segue un procedimento uguale, ma le regole sono leggermente diverse, quindi voi chiedete sempre, ascoltate sempre e niente, io ve lo consiglio se avete capelli pazzi e se avete già un capello liscio, no, non vi serve a niente, anzi andate solo a sporcarli, secondo me, inutilmente, ma se avete i capelli come li avevo io, sì, assolutamente, è da provare. Comunque sia, questo video è finito, spero di esservi stata d'aiuto su questa mia piccola e personale, personalissima recensione sulla stiratura alla cheratina. Vi mando un bacio super enorme, vi voglio super super bene e ci vedremo per gli aggiornamenti se i miei capelli prima o poi torneranno come prima oppure mai più. Chi lo sa? Ciao, raggi di sole!